ringrazio dell'invito e credo di poter aderire con convinzione al percorso che Riccardo ci indica, al percorso seminariale che Riccardo ci indica. Ne avevo parlato già i giorni scorsi con Mattia. Sono molto d'accordo, ve ne è la necessità, così come concordo sull'impostazione. Io sono molto d'accordo anche con la relazione che ha fatto qui Francesco, l'avvocato Romeo, poco fa. Ripeterò alcuni punti e lancio soltanto dei temi, dei campi di ricerca, dei terreni di impegno, partendo appunto già da quello che veniva enunciato. Credo che si debba partire anche dal problema del carcere in generale. Io tenterò di riprendere alcuni temi che sono stati accennati e altri, quindi in modo che si possa fare una lettura poi combinata un po' delle relazioni dal punto di vista seminariale. Credo che il problema del carcere sia importante perché il carcere è un grande rimosso nella coscienza collettiva e anche una coscienza proletaria, una coscienza popolare. Quante volte sentiamo dire, e questo è un po' il senso comune, metti le persone dietro le sbarre e butta via la chiave, no? E questo è un po' il senso comune. Che il potere alimenta, ci dicevamo poco fa appunto con Francesco, non c'è una sola legge negli ultimi anni che non sia una legge che guarda esclusivamente ad un aumento delle sanzioni, alle sanzioni carcerarie. Questo è molto grave perché è una forma appunto avanzata di giustizialismo, e il carcere, appunto, struttura classista, come diceva Francesco poco fa, ne è, come dire, l'ultima istanza. Cioè le persone, i corpi diventano cose. Cioè vige la logica, vogliamo dirlo filosoficamente, vige la logica dell'ipertrofia del castigo e della bulimia carceraria. Questo è il punto, io credo, fondamentale da cui bisogna partire. Non dimenticando che in Italia vige ancora il codice penale fascista e questa è una campagna contro questo codice, dobbiamo tenere in piedi appunto una campagna di massa anche dentro questo seminario e questa iniziativa. Io credo che noi dobbiamo partire da un punto, quindi io indico dei temi che a mio avviso possono essere dentro una riflessione seminariale. Partiamo da un punto, cioè che la pena carceraria dovrebbe ritrovare la sua identità, che è anche un'identità costituzionale, di essere una pena di ultima istanza. E lanciando quindi una campagna anche sulle misure alternative al carcere, una campagna contro le misure cautelari e la limitazione della libertà personale, che colpisce soprattutto, sappiamo, le compagne e i compagni e gli attivisti sociali, per parlare di casi che a Roma appunto sono accaduti, ma ve ne sono centinaia e centinaia in tutta Italia, il caso di Nunzio Derme e di Marco, il caso dei compagni del diritto all'abitare colpiti dalla repressione e così via. Perché il carcere credo vada affrontato in questa logica? Perché, anche qui lo dico con un assioma, perché dietro le sbarre vige un sistema concentrazionario fuori legge e incostituzionale. Lo è per il sovraffollamento, ma lo è per tanti altri casi. Ne cito solamente alcuni. In Italia non siamo ancora riusciti ad abolire l'ergastolo. L'Italia c'ha l'ergastolo. E non è vero che l'ergastolo non viene, in effetti non esiste, perché dopo 32 anni si esce e così via. In Italia esiste, io ne ho visitati tanti di detenuti in queste condizioni. Il più famoso forse che conoscete è Carmelo Musumeci, tra l'altro perché è letterato, autore di libri straordinari. Io ho avuto l'occasione appunto e la fortuna di presentare alcuni di questi suoi libri, Gli uomini ombra, è forse il più importante. Carcere ostativo che in Italia riguarda 1520 persone e che sono condannati alla pena di morte. Il carcere ostativo significa che non possono godere di nessun permesso,
non possono godere nemmeno della legge Gozzini, per quel poco che è rimasto della legge Gozzini, quindi, come dire, è assimilabile alla pena di morte. In Italia esiste la pena di morte, esiste la pena di morte per migliaia di persone. Penso alle galere etniche, i CIE, figlie dei CPT della legge turco-napolitana, Napolitano è il capo dello Stato, quindi voglio ricordare che questa legge che ha introdotto appunto le galere etniche in Italia porta il suo nome, certo peggiorato poi successivamente dalla Bossi Fini. Io sono d'accordo che bisogna battersi per l'abrogazione di questa norma, che tra l'altro porta il 32% di detenuti, cioè il 32% dei detenuti sono detenuti in base alla Bossi Fini. Galere etniche che incarcerano, vedete, qui c'è un punto giuridico importante, non voglio entrare nel tecnicismo, ma che incarcerano persone che non hanno commesso nessun reato, cioè vi è lo spostamento dell'imputazione dal reato al reo, che è un caso anomalo, ci sono pochissimi casi nel sistema giuridico europeo, cioè tu vai in carcere, sei dietro le sbarre, nei CIE, perché sei clandestino. E come dice Nadine Gordimer, la condizione di clandestinità non esiste, è una soglia stabilita da uno Stato imperiale nei confronti di un cittadino o di una cittadina che in quello Stato vuole vivere. Siccome tu sei clandestino, quindi è il reo, non il reato, non hai commesso nessun reato, ma sei in detenzione. E in Italia esistono ancora, i CIE non siamo riusciti ancora ad abolire, questo è un altro punto che io credo fondamentale. Veniva ricordato prima, ogni giorno nelle carceri italiane vi sono atti di autolesionismo che sono delle urla disperate di una condizione carceraria tremenda. Sono quotidiani gli atti di autolesionismo. E poi esiste anche una tremenda statistica ufficiale, questa è una statistica ministeriale, cioè in Italia negli ultimi anni abbiamo una media di 200 suicidi l'anno in carcere. Quindi voglio dire, sto dando dei dati per indicare qual è il tema che abbiamo di fronte. Ovviamente, veniva già ricordato, nelle carceri italiane e non solo nelle carceri, anche nelle stazioni di polizia, non dimentichiamo, cioè in tutti i luoghi in qualche modo dove il cittadino o la cittadina dovrebbe essere custoditi, esiste ormai, credo di poterlo dire in maniera, come dire, provata, avendo fatto questo mestiere per molti anni, è ridiventata pratica sistematica la tortura. E vedete, quando in uno Stato di diritto, almeno ce lo può insegnare, viene abbattuto quello che il pretore romano chiamava l'habeas corpus, beh, non esiste più lo Stato di diritto. L'habeas corpus significa che quando un poliziotto, quando un membro delle forze cosiddette dell'ordine ha nelle proprie mani un detenuto, una persona, anche, come dice il diritto, se è efferato il reato che è compiuto, il più efferato possibile il reato che è compiuto, la salute, la salvezza di quel detenuto va a carico del responsabile dell'arresto. Allora, pensate al caso Aldovrandi, pensate al caso Cucchi, pensate a Branzino, ai tantissimi casi a volte non conosciuti che quotidianamente abbiamo, e quindi, come diceva Romeo, dobbiamo dire che non solo vi sono delle forze dell'ordine la cui formazione e tra l'altro la cui sindacalizzazione è una sindacalizzazione fortemente di destra, ma che viene praticata la tortura. Parlava prima dei sindacati di polizia francese. Io voglio solo ricordare un caso. Io ho avuto l'occasione di lavorare per lunghi anni in Parlamento con una persona straordinaria come Heidi Giuliani. Per aver noi intitolato l'aula del nostro gruppo parlamentare a Carlo Giuliani, noi siamo stati denunziati 3 volte, Heidi ancora, abbiamo ancora il processo in corso, dal sindacato di polizia, perché ha ritenuto offensivo per l'onorabilità del sindacato di polizia intitolare una sala, quindi politicamente era solo questo, una sala, purtroppo non potevamo fare niente altro a Carlo Giuliani. Ecco, questo è il livello. Si è parlato delle offese contro la mamma di Aldovrandi, si è parlato del caso Cucchi, eccetera. Io ero a quell'udienza appunto
tremenda appunto della sentenza Cucchi, beh, insomma, le sguaiate urla di gioia degli agenti, tra cui certamente c'era qualcuno che aveva ucciso Cucchi, e dita alzate rivolte alla famiglia, eccetera, voglio dire, erano delle cose che, insomma, che fanno male, come è un paese diventato per certi versi incivile dal punto di vista giuridico. Ecco, quindi io credo che una campagna di massa, come primo punto a cui ci riferiamo, è un approfondimento seminariale. Io ho detto solamente i titoli del problema per brevità. Credo debba tenere come punto fondamentale la decarcerizzazione proprio come sistema giuridico e la depenalizzazione, appunto, se parliamo della Bossi-Fini, se parliamo della Fini Giovanardi. Queste mi sembrano campagne da riprendere in maniera seria. Secondo punto che credo importante, cioè l'indicazione del contesto. La faccio molto breve, ma ovviamente questo già è indicato in uno dei tre seminari già proposti da Riccardo all'inizio. Noi stiamo vivendo la seconda grande crisi storica del liberalismo politico, dopo quello appunto degli anni 30 del secolo precedente. Questo ha delle conseguenze molto forti di irrigidimento del sistema democratico in senso autoritario, in senso oligarchico. Marx avrebbe detto siamo di fronte a plutocrazie, che da un lato verticalizzano i meccanismi di decisionalità, il Parlamento che non conta più niente, il maggioritario, la legge elettorale proposta che è peggiore della legge truffa, ma è peggiore perfino della legge fascista Acerbo, insomma un irrigidimento dei processi decisionali, e dall'altra parte un attacco fondamentale alla democrazia costituzionale. Un importante teorico spagnolo che ha seguito appunto gli Indignados in Spagna, oggi appunto importante membro di Podemos, del circolo intellettuale di Podemos, si chiedeva in un testo recentissimo, abbiamo fatto un convegno a luglio in Spagna, si chiedeva, ed è una domanda provocatoria ma importante, io credo, dobbiamo tenerlo come contesto, quanta democrazia sopporta l'attuale capitalismo? Cioè quanta democrazia sopporta il capitalismo della globalizzazione liberista in crisi? Perché io credo che questo sia il punto importante. Quando vediamo per la prima volta, io ho ormai 69 anni e dal 68 che seguo una militanza politica, io non avevo mai visto operai picchiati come gli operai dell'asta a Piazza d'Indipendenza, perché in genere ci hanno picchiati tantissimo come studenti, picchiano gli occupanti di case. L'operai in qualche modo per la gente di polizia è sacro, Adesso questa sacralità non esiste più. Le cose che dice il ministro dell'interno di questo governo non sono delle porcherie, ma sono, come dire, una somma e un grumo di inciviltà giuridica che mi fa dire due cose collegate. Da un lato, che la governabilità stessa oggi, come dire, si nutre di emergenzialismo e di stato di eccezione. Noi siamo in quello, siamo in quello che teoricamente Smith indicava come stato di eccezione, cioè la sospensione della democrazia, perché il sovrano in certe fasi deve governare senza democrazia. Guardate che noi ci stiamo avviando a questo in Italia, io lo dico con preoccupazione da costituzionalista perché sono molto preoccupato, cioè, e non sono il solo, voglio dire, se noi leggiamo quello che scrive ultimamente Gianni Ferrara, Rodotà, Zagrebeschi, insomma, si sta creando in qualche modo una preoccupazione seria per le sorti della democrazia. Noi siamo, io credo, già dentro uno stato di eccezione, che non è la patologia, come a volte appunto amano dire alcuni esponenti politici, come dire, che tendono di mediare, di fare centrismo. Cioè non è che ci si tratta di mele marce, ricordate questa espressione, sempre ci sono le mele marce, il corpo è sano ma ci sono le mele marce, no. Io credo che noi dobbiamo sostenere, questo è un punto seminariale importante, che è la governabilità oggi di questa, appunto, di questa politica soppiantata all'economia, come diceva Francesco prima, che pretende l'emergenzialismo, che pretende lo stato di eccezione. Faccio alcuni esempi, faccio due esempi per capirci, per non farla troppo lunga analiticamente. La prevenzione repressiva assume dei punti anche legislativi, inediti e gravissimi. Pensate
a tutte le zone in cui devono essere costruite le grandi opere. Sulla scorta della Val di Susa, che è diventata una zona rossa militarizzata, tutte le opere, da quella di Bagnola, gli inceneritori di Brindisi, tutte le opere, addirittura quelle laziali, a quelle del Salento, adesso dico alcune di cui ho verificato di persona, tutte le opere sono considerate opere esistenti in zone rosse, quindi in zone militari, quindi, come dire, lo sciopero, l'effrazione, la rottura appunto del cancello, del cantiere, l'intervento, l'ingresso nel cantiere, eccetera, sono sottoposte a una sorta di legge marziale. Questo è il punto dell'aggravante di terrorismo che viene dato alle compagne e ai compagni NOTAV. Ma non è solamente la Val di Susa è stato un laboratorio, ma poi è diventato tutto in qualche modo zona militare, zona rossa. Oppure, ecco, quel tremendo, io ho scritto su questo, qualcuno di voi l'avrà letto, quel tremendo articolo 5 del decreto Lupi, che è pazzesco, cioè, a parte il fatto che poi il decreto Lupi è stato ripreso una legge di stabilità cosiddetta approvata in Parlamento, in un ramo del Parlamento, in discussione nell'altro, in cui comunque, voglio dire, quando per gli occupanti di case, e sappiamo in che condizioni a volte e perché si occupano le case, tra l'altro tutta questa campagna tremenda, quando si parla di immigrati, loro fanno la lotta agli schiavisti e al mercato delle braccia, no, e invece muoiono decine di migliaia di persone che stanno nel Mediterraneo. Questa è proprio la propaganda televisiva dei talk show. Quando parliamo di occupanti di casa, mi è capitato, io ne vedo poco perché mi incazzo quando li vedo, ma scusate, ma mi è capitato di vedere anche sulla 7, sulla 3, dei talk show negli ultimi giorni sul problema delle case popolari. È stata aperta una campagna. Le case popolari sono i mafiosi, sono i camorristi, è l'andrangheta che organizza gli occupanti delle case popolari. E sappiamo benissimo noi che ci viviamo in mezzo e che parlo del mio quartiere, io sto al Tufello, dove sono i blocchi metropolitani con un'importante occupazione di case in cui ci sono l'80% sono migranti, quelle sono considerate. Allora noi siamo considerati come i mafiosi che organizzano i migranti e li portano a occupare. Ecco, ma questo non c'è proprio un minimo di esagerazione in quello che dico. Questa è una realtà giuridica. Tant'è vero che nel decreto Lupi si dice. Non solo ti tagliano luce, acqua, gas e da ora in poi non te l'attaccheranno più, ma non puoi mandare, queste tre, non puoi mandare i figli a scuola, non puoi godere della sanità pubblica e siccome si tratta di migranti non hai più il diritto di residenza e quindi di cittadinanza. Ma voi capite dove sta? Facciamo mente locale. In seguito a queste campagne, ma dove sta arrivando questo paese? Altro che stato di eccezione. Quando centinaia di migliaia di migranti in questo paese non potranno accedere nemmeno più alla, non dico che c'è l'ius soli, non c'è l'ius culture, vabbè, non è quelle cretinate che ci hanno raccontato e che non fanno nemmeno, tra l'altro non solo c'è lo ius sanguinis, ma non potranno nemmeno accedere più non solo alla casa ma alla presentazione della domanda per il diritto di residenza e quindi poi di cittadinanza. Cioè, cosa voglio sostenere? Che quello che abbiamo chiamato teoricamente lo Stato penale globale avanza e va di pari passo con il dissolversi dello Stato sociale. Cioè, più diminuiscono i diritti di cittadinanza alla salute, alla formazione, alla scuola, a dei rifiuti che possono essere agiti in maniera civile non con le discariche o con gli termovalorizzatori che come si sa scientificamente producono diossina, solo che siccome le fa la Marcegaglia e le fa l'impregilo del gruppo Fiat, ovviamente Renzi e Alfano impongono termovalorizzatori in tutta Italia. Cioè, voglio dire, la città di Napoli, io sono napoletano, mi riconosco bene il caso, la città di Napoli è addirittura sostanzialmente commissariata, anzi è commissariata, verrà nominato fra pochi giorni il commissario della Presidenza del Consiglio perché rifiuta il termovalorizzatore. Perché comunque è l'unica città italiana che ha detto il termovalorizzatore a Napoli no, perché è possibile un ciclo di rifiuti con la differenziata, col compostaggio e così via. Cioè, siamo di fronte a quello che appunto che Marx, in una situazione simile, chiamò il termidoro liberale, insomma, ecco, dove la governabilità contemporanea è assicurata attraverso questi meccanismi. E sono meccanismi che ricadono anche, come dire, sugli spazi pubblici, sulla nostra vita. Questo è il terzo esempio che volevo fare. Lei ha trattato bene
Io credo che dovremmo riprendere nei seminari, lo si diceva con Riccardo prima, la sua esperienza, ne ha trattato bene Giorgio Agamben, cioè quello dei dispositivi biometrici, che sono molto diffusi. Sto pensando alle impronte digitali, sto pensando alla videosorveglianza, cose di cui non ci accorgiamo, ma è evidente che uno spazio, anche questo lo è evidentemente, l'università come ogni, come gli angoli delle strade, lo spazio videosorvegliato non è più l'agorà costituzionale, non è lo spazio pubblico dell'identità comunitaria, ma è proprio la deriva del potere moderno verso la biopolitica, cioè verso l'uso e l'occupazione dei corpi, cioè vogliono corpi docili e ordinati appunto dei sudditi. E quello appunto, lo diceva Riccardo all'inizio, è quello che Deleuze chiama lo stato del controllo. Ecco, io credo che più che parlare soltanto di repressione, io credo che noi stiamo andando verso una sorta di stato del controllo, perché il controllo in qualche modo è preventivo anche rispetto alle lotte. Lo ricordava Francesco prima, Nunzio Derme viene arrestato con una motivazione, perché osano scriverlo ormai, con una motivazione della magistratura che dice devo arrestarlo perché avendo un'influenza molto forte sui movimenti a livello cittadino potrebbe essere pericoloso per lo svolgersi dei movimenti. Questa è nella motivazione ufficiale dell'arresto. Poi gli avvocati ovviamente la butteranno giù, saranno bravi a buttarla giù, ma io dico dal punto di vista proprio costituzionale, che è il mio mestiere, filosofico, dico noi siamo a questo punto, cioè agli arresti preventivi. Cioè il meccanismo che viene adottato è un po' il meccanismo della guerra, ormai vi è un'osmosi fra una guerra che è diventata una dimensione della quotidianità e il carcere. E il carcere non è un sistema, non è un sistema, pure questo forse se vogliamo fare un lavoro seminariale anche sul diritto internazionale, non è un sistema completamente nuovo. Si parlava di Spagna prima fra noi, beh, in Spagna sostanzialmente esistono i tribunali speciali contro gli attivisti politici, cioè bisognerebbe portare qui dei compagni che lì stanno lottando e ve ne sono contro questo sistema e appunto raffrontarli, e poi, perché poi la campagna che dobbiamo fare contro la repressione e lo stato di controllo è una campagna che perlomeno di tipo europeo, oppure oggi non ha la voce, non ha la forza per andare avanti. E il modello, a parte quello spagnolo, quando è arrivato il tribunale, il modello è quello statunitense, prima si parlava di Ferguson, cioè il modello appunto del grande internamento, come è stato chiamato da Lacan, che lo ha studiato. Cioè io do solamente un dato, è in galera un afroamericano maschio su tre di età compresa fra i 20 e i 35 anni. Questa è la statistica ufficiale che in questo studio viene riportata. La spesa carceraria e di polizia è più alta della spesa per l'istruzione e l'industria privata dell'incarcerazione, perché lì esiste l'industria privata, fra poco ci arriveremo pure in Italia, l'industria privata dell'incarcerazione è la terza impresa del paese per fatturato. Ecco, questo è il punto. E allora noi non possiamo, e vado a chiudere, non possiamo che indicare dal complesso costituzionale, lo dicevamo ieri con l'avvocato Ante Tomaso, il responsabile dei giuristi democratici di Roma, che forse dopo interverrà, siccome il conflitto sociale non è tema di ordine pubblico, io credo che noi dobbiamo in questo seminario, nel suo momento finale a marzo, dobbiamo anche rivendicare il diritto costituzionale di resistenza. Cioè esiste un diritto di resistenza, altrimenti le leggi oppressive, repressive ed emergenzialiste dei governi di centrodestra e di centrosinistra che si sono succeduti e di quelli in atto, le cui leggi sono tremende, in qualche modo ci soffocheranno. E io credo, poi ne parlerà il compagno di sabato dell'osservatorio contro la repressione, io credo che noi dobbiamo anche rilanciare, ci credo molto, la campagna per l'amnistia sociale, per la detenzione politica. Cioè noi dobbiamo dire che tutta una serie di norme penali devono essere abrogate. Dobbiamo iniziare questa campagna, creare rapporti di forza, come diceva Riccardo, anche unitari con i democratici nella società. Dobbiamo dire che alcune figure di reato, come devastazione e saccheggio, inusuali e che danno
anni e anni di carcere, per esempio ai compagni di Teramo, in questo momento sono in galera, devastazione e saccheggio non esistevano, in effetti non erano attuate, furono richieste da Mussolini a chi redasse il codice fascista per, contro gli oppositori politici, e oggi in Italia si viene condannati a 9 anni di carcere, a 7, a 6 anni di carcere, gli attivisti per devastazione e saccheggio, ma esistono applicazioni ai ragazzi, ai giovani attivisti, di figure che erano usate fino a 20 anni fa, fino a qualche anno fa, esclusivamente per i mafiosi, il confino, i fogli di via, confini, fogli di via, vengono utilizzati ormai per gli attivisti politici, è che questo, voglio dire, la libertà è indivisibile, perciò stiamo pure attenti ai CIE, perché ciò che noi lasciamo passare per i migranti o con l'antiziganismo che c'è in Italia, sono zingari, a me fa paura, è agghiacciante la statistica degli ultimi giorni, statistica seria, di alcuni studiosi universitari che il 92%, quindi comprese magari gente di compagni di estrema sinistra, dice io sono antizigano. Beh, attenzione, perché quello è un laboratorio, tutti i processi repressivi, le gabbie che vengono usate contro i migranti, contro gli zingari, eccetera, per forza di cose, questo ce lo dice la storia delle lotte per la libertà, si ripercuoteranno su noi tutti, quindi noi siamo con gli zigani, siamo con i rom e con i sinti e siamo con noi stessi, è una cosa. Ecco. Chiudo dicendo che secondo me questi argomenti, abbiamo fatto uno splendido social strike, c'è una ripresa del movimento operaio, c'è il sindacalismo di base, la FIOM, ecco, io credo che noi dovremmo riuscire, per fare una campagna di massa seria, a imporre la centralità di questi temi anche dentro le lotte per il salario, per l'occupazione, perché sono la stessa cosa. Tu oggi puoi lottare, appunto, puoi lottare per la salvezza del posto di lavoro, per l'aumento del salario, soltanto se riesci anche a ricrearti lo spazio di libertà, altrimenti la repressione non ti permette nemmeno più le lotte. Credo che questo debba essere il senso del seminario.